Qualcuno ci sa spiegare perché un cartone animato che si chiama in origine Rayart, 1, 2, 3, 4, 8 lettere, in Italia diventa una porta socchiusa ai confini del sole. In sostanza inizia a leggere il titolo in primavera e finisce giusto in tempo per il barbecue di Ferragosto. Ma iniziamo con calma che la trama è lunga. Anzi, iniziamo come iniziano tutti gli episodi della prima serie, con la narratrice che con fare ansiogene partecipato ci informa che luce, marine e anemone in visita alla Tokyo Tower. Insomma, le protagoniste sono queste tre squinternate, le cui rispettive classi si trovano appunto sulla Tokyo Tower, ovviamente in modo assolutamente casuale. La probabilità che tutte le scuole del Giappone siano in gita nello stesso giorno in uno dei posti più classici sono le stesse nel trovare tutte le scuole di Milano in cima al Duomo contemporaneamente. Eppure tant'è. Luce è un maschiaccio che vive con una marea di fratelli, tutti ovviamente bellissimi, genitori non pervenuti, pettinata con una coda che non viene mai sciolta durante tutto l'anime e quindi probabilmente ricovero per una fauna che ha trasformato la sua crapa in un biotopo posto sotto tutela dal WWF. Poi c'è Marina, che ai nostri tempi sarebbe quella odiata da tutta la classe perché è bellissima, piena di soldi e umile come un pavone di platino. Insomma, quella che ti guarda dicendo «com'è che stai respirando la mia aria?» Ovviamente iscritta in una scuola privata esclusivissima, quella che ha una retta mensile, pari al costo di un caffè in piazza San Marco a Venezia. E infine Anemone, la secchiona, quindi inevitabilmente indossa gli occhiali, iscritta a una scuola per geni, calma, riflessiva, espressione esitante ogni 3x2, l'anima della festa, insomma. Luce, Marina e Anemone? In pratica la traduzione letterale, più o meno, dei nomi originali. Pensa se andavano giù pesanti e li chiamavano Enel, Ferrarelle ed Eolica. Beh, Enel sarebbe pratico. Un attacco, energia tutto compreso, fai la lavatrice per il fine settimana che costa meno, azione! Non sarebbe male. Ad evocare le tre fanciulle sul pianeta Sephiro, quel che l'è, è stata la principessa Emerald, una ragazzina che spende tutto il suo stipendio di reggente in shampoo e balsami e che è stata confinata in una prigione a forma di fiore sott'acqua dal sinistro Zagato, personaggio con lo sguardo da perenne bello e maledetto barra so tutto io. L'uomo ha al suo servizio numerosi tirapiedi che vivono presumibilmente dietro una cascata perché lui non può permettersi di stipendiarli e che manderà contro le tre ignare ragazzine, a partire da Inova, una specie di elfo con le orecchiette lunghe lunghe in bianco vestito. In origine era un lupo che Zagato trasformò in un umano perché forse non lo voglio sapere. Ah, e ricordiamo che praticamente ogni personaggio prende il nome da una marca di auto giapponese. Sapevatelo! C'è anche Toyota? E Nissan? E Subaru? E... ma le Letta ci pagano per fare pubblicità? No, perché per soldi leggo anche tutte le caratteristiche del RAV4 se serve. Adesso scrivo al concessionario e domando. Troviamo poi Alcione, una strega ghindata come se stesse andando ad una seduta da dominatrice, la quale era una sacerdotessa della principessa Emerald, ma presasi una cotta stratosferica per Zagato si schierò dalla sua parte, speranzosa di concludere almeno qualcosa, andando puntualmente in bianco e non solo, risultando con l'essere trattata peggio di uno zerbino in un ristorante polacco. Beh, Alcione è discreta come una tromba da stadio in effetti. Ascot, un grande tappeto di professione evocatore, in grado di far comparire mostri su mostri, il quale si prenderà una cotta per Umi dopo che lei gli tira una bella centra in faccia. Love is war. Su via, l'amore non è bello se non è litigarello. E comunque, nella serie dopo diventa un figaccione, Ascot. Ok, scusa, continua pure. Ma no, è vero, lo hanno pure innaffiato di notte per farlo diventare alto 8 km. Caldina, un altro personaggio col sobrio gusto nel vestire, doppiata in italiano con un agghiacciante dialetto bolognese, per carità, voluto, perché anche nella serie originale la donna parla un dialetto stretto, capace di incantare e di ipnotizzare il prossimo con le sue movements da ballerina. Mozzigelle, gnocco fritto per tutti, gente! Ed infine Rafaga, che mi pare un nome di un ortaggio, vabbè, capo delle guardie della principessa, costretto a servire Zagato contro la sua volontà. Dalla parte dei buoni troviamo invece Guru Clef, un tappeto agghindato come un albero di Natale che si è dato al potere del lifting potente, che nemmeno Cher, in quanto dimostra 8 anni ma ne ha in realtà 742. Egli istruirà le tre protagoniste sulle arti magiche e già che c'è anche su quelle del cucito, in quanto le tre giovani cambiano qua e là nella serie La Mise, giusto per stare al passo con la moda locale. Ma ai disegnatori mettere uno straccio di collo pesava troppo il fondoschiena. Povero Clef, è alto come un pechinese e slanciato come un Basset Hound.
Ferio, uno spadaccino con una cicatrice in faccia che gli conferisce un'aria vissuta dei suoi tipo 16 anni di vita, fratello della principessa Emerald, che vaga di foresta in foresta come Bear Grylls e del quale Anemone si innamorerà come una pera cotta. Presea, armaiola magica di Sefiro. Per oscuri motivi nella versione dell'anime la poverina viene fatta fuori mentre forgia le armi per le tre ragazze. Che iella, oh! E viene sostituita in seguito dalla sorella gemella Sierra, che si fingerà Presea per aiutare i cavalieri magici. Chiude la fila la mascotte della serie, ovvero Mokona, una specie di cuscino morbidoso Nikuman con le orecchie e gli occhi perennemente chiusi, che non fa altro che saltellare qua e là, combinare casini e salire solo PUH! L'esserino farà da guida, si fa per dire, alle tre ragazze. Ecco, qui sono tutti i personaggi. Andiamo a casa? Ah, no, la trama. Allora, le tre sono lì che guardano il panorama, compare un bagliore, si ritrovano a Sefiro o Sefiro, un posto pieno di animali strani, foreste, acqua ovunque e delle normalissime montagne sospese nel vuoto. Luce è entusiasta, Marina vorrebbe suicidarsi, Anemone deve ancora capire cosa stia succedendo. E mentre vengono aggredite da una specie di mostro, ecco che arriva Clef, le difende con la stessa democrazia che vige a Versailles, dice: «Volete tornare a casa? Prima fatemi un piccolo favore. La nostra principessa Emerald, anima di tutto il pianeta, è stata rapita e razzagato. Potete trovare Presea, farvi dare le armi magiche e andare a svegliare tre geni mana guerrieri con i quali combattere il cattivo di turno in un luogo pieno di insidie in cui probabilmente troverete la morte e rischierete la pelle? Grazie!» Tipo la mamma quando dice: «Ah, esci! Allora prendimi un litro di latte, 2 chili di pane e un etto di prosciutto, va?» Clef dà alle tre dei poteri magici elementali e guardate il caso. Luce, che sempre veste di rosso, ottiene i poteri del fuoco. Marina, che veste di blu, quelli legati all'acqua. E la verdissima Anemone, anemos in greco vuol dire vento, scusate per l'inciso da Dipartimento Scuola Educazione, i poteri legati all'aria. E la terra? Erano finiti i personaggi. Che poi sono i classici tre colori distintivi rosso, blu e verde. Perché non sei mai visto tre protagonisti vestiti di viola, marrone e giallo? Si parte subito bene con l'aggressione di Alcione. Luce è la prima che usa la magia, le lingue di fuoco, prima di scappare su un pennuto gigante regalato da Clef che, per così dire, rimane di sasso, pietrificato da Zagato. Luce e compagnia arrivano nella foresta del silenzio da Presea, alla quale prendono in prestito le armi, una spada, un fioretto e un arco, e casualmente sulla terra le tre praticavano scherma, kendo e tiro con l'arco. Sono queste dunque le armi favolose? Assolutamente no! Per quelle serve l'escudo, un materiale che si chiama come una moneta di una nazione in recessione, ed ecco che partono per trovare questo sasso accompagnate da Mokona e sporadicamente da Ferio. Ovviamente si susseguono le prove, anche Marina impara a usare la sua magia, il drago degli abissi, mentre i poteri di Anemone sono proprio più legati alla difesa e alla guarigione. Tutti e tre riescono a raggiungere l'escudo, lo portano a Presea che prima di diventare una fettina panata di chismiliciana memoria, prepara le tre spade che come le armature mutano a seconda dell'esperienza. Bene, abbiamo le spade. Ora troviamo i geni che alla fin fine sono solo dei robot che si palesano sotto forma di animale. La prima è Marina che trova un drago blu che si chiama quasi come una birra, Ceres. Segue poi Anemone che si cucca un grifone verde dal nome di una compagnia telefonica, Windham, e si fa venire pure una bella botta di gelosia perché durante il tragitto Ferio fa il maschio medio e si fa abbindolare da una tizia che altri non è che Innova travestito. Giunge poi il momento di risvegliare il terzo managuerriero, Reyart, che si trova all'interno di un comodissimo e pratico vulcano. Per farlo, Luce dovrà sconfiggere Rafaga, che tornerà in sé grazie al suo intervento nonostante l'intromissione di Zagato. Con l'ennesimo cambio d'abito, le tre sono pronte per la battaglia e volano fino al castello nemico, dove trovano Zagato, che si è preparato per l'occasione un personale managuerriero, col quale spera di fare il culo a capanna alle povere ragazzine, che invece hanno la meglio e lo infilzano come uno spiedino. Oh, dici, finalmente tutto è bene quel che finisce bene, no eh? No, perché la principessa Emerald, quando scopre della morte di Zagato, si incavola come una donna sotto ciclo a cui hanno appena soffiato l'ultimo paio di scarpe durante i saldi e si trasforma in una donna adulta col suo personale managuerriero, pronta a menare i cavalieri magici. E perché ciò? Beh, la ragazzina si era innamorata di Zagato e quindi aveva cominciato a pensare solo a lui, trascurando Sefiro. Dal momento che nessun abitante del pianeta poteva uccidere la colonna e lei non poteva suicidarsi, Emerald utilizzò l'evocazione dei cavalieri magici, quali avevano un solo compito: quello di farla fuori. Ma scusa, dare le dimissioni? No? Zagato quindi aveva rapito Emerald per proteggerla, non per conquistare il mondo. Di nuovo, e dire semplicemente la verità, ti pareva brutto? E voleva distruggere i cavalieri magici per far sì che non uccidessero la sua amata. Ma dai, ma lo vedi che Zagato alla fine è un orsetto del cuore. Quindi le tre povere ragazzine si vedono costrette ad uccidere la donna, ma aspetta, non nell'edizione italiana, perché nei cartoni animati italiani nessuno può morire. La principessa viene infatti romanticamente mandata in un'altra dimensione con Zagato. E alla fine, invece che di disperazione per quanto hanno fatto, le tre ragazzine tornano a casa e piangono di commozione.
Ammazza che coraggio i nostri adattatori Mediaset, eh? Come al solito, l'adattamento italiano ha devastato non poco questa serie, a partire dai nomi dei personaggi fino ad arrivare allo stravolgimento del senso finale dell'opera. Non oso immaginare se Mediaset avesse dovuto mettere mano ad anime quali Evangelion. Come l'avrebbe ridotto? Chiamandolo gli amici robot che difendono la Terra? Meglio non pensarci, va. In sostanza, siamo arrivati alla fine di questo anime lunghissimo e che regala una seconda serie altrettanto eterna, con una marea di personaggi nuovi, ma che al momento vi risparmiamo. Che conclusione a tutto questo? Se siete in gita scolastica, vedete un bagliore nel cielo e sentite voci che vi rimbombano in testa, pregate che sia una sbornia d'alcol. Una porta socchiusa ai confini del sole.